Siamo qui con Raffaello Orsero, amministratore delegato Orsero S.p.A. Che cosa rappresenta per voi l'inaugurazione di un nuovo stabilimento? Rappresenta, diciamo, il lancio della nostra nuova linea di frutta tagliata, che è una nuova attività per noi. Noi commerciamo frutta fresca, e è un'attività più industriale e partiamo da qua, dal sud, proprio perché è necessario essere vicini ai luoghi di vendita. È un'attività che ha necessità di essere prossima ai luoghi di vendita. E per noi è una scommessa, perché crediamo che sia un trend, che il mercato sta nascendo e che immaginiamo che nei prossimi 5 anni diventerà una cosa molto importante sul nostro fatturato. I prossimi passi sono quelli di aprire altri magazzini come questo, e il prossimo sarà alla fine di febbraio a Verona, e poi andremo avanti quando cominceremo a vedere i primi risultati. Pensiamo di mappare tutto il territorio italiano. Innanzitutto devo dire che il progetto parte nel 2014, lo stabilimento di Firenze. Dal successo dello stabilimento di Firenze abbiamo deciso quest'anno di investire in un progetto a livello nazionale. Perché questo? Altri nostri competitors hanno investito in magazzini collocati in un unico punto d'Italia. Invece noi cerchiamo la prossimità ai nostri clienti per garantire una qualità extra premium del prodotto che arriverà su tutte le piattaforme dei nostri clienti. Quindi abbiamo investito sul stabilimento di Molfetta, con un ampliamento di 1000 metri quadri che vedrà fino a 50 addetti alla lavorazione della frutta tagliata, quarta gamma, che proprio significa frutta già pronta, quindi già tagliata, nelle vaschette che possiamo trovare comodamente pronta da mangiare nei nostri supermercati.